senso di sconforto che ormai ha raggiunto l'apice. Aspettiamo solo che l'ente approvi i due documenti contabili e si metta in carreggiata. Una situazione incresciosa quella che stanno attraversando i circa 180 dipendenti della provincia di Crotone che non hanno percepito le mensilità di dicembre 2017, la tredicesima, e ora stanno maturando anche quella di gennaio 2018. In tutto questo l'ente intermedio naviga spedito senza una rotta, non potendo erogare i servizi richiesti dalla comunità. Basti solo pensare che i dipendenti stessi hanno dovuto acquistare le risma di carte per poter stampare i vari documenti. Ed un sentimento di malumore quello che si avverte nei corridoi di palazzo. All'interno del palazzo provinciale l'umore è a terra perché molti servizi che dovrebbero essere fatti, naturalmente per carenza di fondi, per carenze insomma strutturali, non vengono fatti. Però purtroppo dobbiamo andare avanti anche perché abbiamo bisogno di dare risposte sia sul territorio e anche alle nostre famiglie, perché le nostre famiglie sono affamate. Quando si risiederà il tavolo per discutere e sbloccare la situazione? C'è già una data, un periodo? Questioni di giorni. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. Non ci lascia proprio niente, mai, se non possiamo più coltivare niente, ormai ci siamo rassegnati. Se non si prende provvedimenti seri in questi termini, qua non dobbiamo chiudere. Non ce la fanno più gli agricoltori a fronteggiare i danni che famelici branchi di cinghiali causano a campi e coltivazioni. Siamo a Maierato, nel Vibonese. In un comprensorio agricolo già fortemente provato dalla frana che 8 anni fa ha riscritto la geografia dei luoghi, quella dei cinghiali è una nuova calamità che si abbatte con la violenza e la tenacia di una piaga biblica. Popolazione vorace che è cresciuta esponenzialmente al riparo dell'area protetta dell'Angitola e che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto, tanto che i coltivatori di 5 comuni hanno unito gli sforzi in un comitato per la difesa della dignità dell'agricoltura, chiedendo risposte ed annunciando diffide. Noi temiamo molto gli allevamenti. E qualora si verificano infezioni, danni sugli allevamenti, noi ci rifaremo sulla regione, sugli enti competenti. Danni dunque, ma anche rischi per l'incolumità delle persone e per la salute pubblica, visto il preoccupante diffondersi della tubercolosi bovina nella specie. Ci mettiamo a disposizione in maniera concertativa con l'autorità pubblica. Piazziamo delle gabbie nei territori agricoli. Una volta catturati questi animali, quelli che sono contaminati dal batterio della tubercolosi dovranno essere chiaramente abbattuti. Quelli che sono sani noi li destiniamo all'allevamento biologico, ad aziende faunistico-venatorie, e quindi vogliamo trasformare in questa maniera la questione da problema a risorsa per il territorio. A sostegno di queste proposte noi adotteremo delle azioni di lotta anche clamorose nei prossimi giorni. Stefano Mandarano per la CNews 24. Un migrante ha tentato di scagliare un martello contro la testa di Franco, il martello è caduto a terra, dopodiché lui per riprendere il martello mi ha completamente girato il dito. È ancora scossa e ferita la giornalista Dominella Trunfio dopo l'aggressione subita assieme al telecine operatore Franco Cufari nella baraccopoli di San Ferdinando. Quando l'incontriamo lei deve ancora farsi visitare il dito per la sospetta frattura riportata mentre era impegnata per la trasmissione L'aria che tira di La 7 e nulla faceva presagire ad un finale così drammatico. Siamo entrati a telecamera bassa salutando i migranti che all'inizio in realtà sembravano molto tranquilli. Arrivati per documentare quel che resta del sito teatro di un incendio mortale sabato scorso, i due giornalisti sono diventati bersaglio ripetuto solo perché tentavano di fare il loro dovere. Siamo letteralmente scappati perché un altro gruppo di migranti ha iniziato a lanciarci delle pietre. Una brutta esperienza finita con la denuncia dei fatti al commissariato di Gioia Tauro e il solito impegno a dover raccontare la cronaca anche quando se ne è vittima. Dominella Trunfio, il cui obiettivo sull'universo dei migranti calabresi è acceso da tempo, anche con inchieste fatte per la nostra emittente, promette che nulla cambia dopo questa disavventura. Continuerò a fare insomma quello che ho sempre fatto, sia come giornalista insomma che come cittadina. Mi rendo conto che la situazione è esasperata. Questo nervosismo è dovuto semplicemente a questa situazione e non credo assolutamente che in una condizione di normalità si sarebbe mai e poi mai verificata un'aggressione tale. Agostino Pantano per la CNews 24.
Per la nona volta consecutiva, Crotone e la Calabria saranno presenti a Sanremo, non in gara con un brano, ma con le creazioni di Michele Affidato. Il maestro Raffo Crotonese ha presentato i premi che saranno assegnati ai cantanti in gara alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Quest'anno in particolare anche il premio che mi è stato commissionato e realizzato, il premio della critica Mia Martini, un premio che è realizzato sia per le nuove proposte che per i campioni. Non solo comunque premio della critica, ma anche il premio Città di Sanremo, numero uno, dove ho realizzato la Palma d'Argento. Come si ricorda, negli anni scorsi è stata consegnata da Albano Carrisi, Tony Renis, Pippo Baudo, l'anno scorso anno Rita Pavone, ma quest'anno il premio verrà consegnato ai 50 anni di carriera a un italiano vero, a Toto Cotugno, che sta riscuotendo tantissimo successo in Russia. E poi tanti altri premi, quali quelli dell'AFI. Quest'anno tra i tanti premiati c'è Robby Facchinetti, Reddy Canzian, anche Riccardo Fogli, anche i due premi che ho realizzato ai Premi Award per Caso Sanremo, che verranno consegnati sempre ai vincitori Big e Nuove Proposte del miglior videoclip, e poi anche il premio Musica contro le Mafie. Per Affidato non si tratta solo di creare premi, ma è un lavoro che va oltre al prestigio di presenziare al festival, ovvero quello di rappresentare la propria terra in una kermesse di alto livello. Beh sì, come ogni anno io voglio che le novità di Sanremo partino da Crotone. È una conferenza stampa che dovrei fare a Roma o a Sanremo, ma io ogni anno ho sempre voluto fortemente farla a Crotone. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Ecco il ghetto da smantellare, quello che ha bruciato i sogni e la vita di Becky, fuggita dalla Nigeria, approdata nel villaggio globale di Riace, costretta ad andar via, giunta nel ghetto di San Ferdinando, inascoltata nella sua richiesta di trasferirsi nella nuova Tendopoli, quella controllata dallo Stato. Qui Becky è morta, qui è stata aggredita a martellate e pietre la troupe di La Sette, qui quel che è successo è una ferita aperta. Non lo so, tu lo sai, forse ha paura, capito? La conoscevate? Sì, loro tanti conoscono. Si brucia spesso a San Ferdinando, in passato era successo altre volte, si muore a San Ferdinando. Qui Sekin Traoré fu ucciso da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. Correva l'8 giugno del 2016, una ferita nella storia di questa comunità, ma nessuno per oggi sembra abbia voglia di ricordare. Ma conoscevate il ragazzo? No, non ti conosco. Adesso si affronta l'emergenza grazie ai mezzi della protezione civile. Dopo la morte di Becky, forse il ghetto sarà finalmente cancellato per sempre. Ma quando? Un altro giorno, intanto passa. Dovevate essere di là e invece siete rimasti qua. Dove? Nell'altra struttura. C'è l'altra struttura qua. Noi quando non possiamo, sai di là, sai che noi siamo tanti. Vamo dire. Alessio Bonpasso per la CNews 24. I pazienti hanno bisogno di medici e fisioterapisti respiratori già formati sulla fibrosi cistica e subito, cioè i pazienti non possono essere cavie della burocrazia, ma hanno bisogno appunto di persone competenti che siano in grado di assisterli, quindi non possiamo aspettare che vengano formati altri medici, tanto più che sono già stati formati altre persone, quindi ci sarebbe anche uno spreco in termini economici. Da tempo i pazienti affetti da fibrosi cistica segnalano disfunzioni ed anomalie di quello che dovrebbe essere un centro regionale di eccellenza. Ora riuniti nell'associazione Respirando la Vita hanno protestato davanti al Giovanni Paolo II di Lamezia, dove si trova l'unica struttura accreditata per la cura di una patologia insidiosa, cronica e degenerativa. Ma i medici, a causa della precarietà a cui sono costretti, continuano ad avvicendarsi e i pazienti non si sentono tutelati. Doveva essere un centro di eccellenza, invece... E allora, il centro è stato un centro di eccellenza, ha anche ricevuto una certificazione nonostante la precarietà dei medici, però di fatto c'è una struttura, ma appunto manca il personale o comunque è precario, quindi noi chiediamo una volta per tutte delle soluzioni definitive. Tiziana Bagnato per la CNews 24. 51 anni di matrimonio, una vecchiaia da invalidi al 100% secondo l'INPS, e però un calvario comune senza pensione di accompagnamento.
Nino e Cettina Bagalà, lui che lotta contro un tumore, lei con la demenza e i postumi di un ictus, per l'Istituto di Previdenza non hanno diritto alla copertura delle spese dei familiari che li accudiscono. Io vivo con loro, faccio la spesa, vado dal medico, compro le medicine, cucino, lavo. La famiglia di Gioia Tauro è alle prese con una doppia pratica burocratica che sa di accanimento. La chemioterapia è a Reggio Calabria. E per questo, visto che io rimango a casa, mia sorella è a scuola, devo ringraziare enormemente mio cognato che lascia il proprio lavoro. Il ricorso contro il no all'accompagnamento per Cettina è ancora più bruciante. Il 25 gennaio ci è arrivata la convocazione a Cittanova, però sono mandata dalla dottoressa a chiedere a fare il certificato per visitarla in casa. Adesso stiamo aspettando. Una famiglia che soffre sulla doppia lama di mali galoppanti e uffici lenti. Da parte nostra il ricorso, ovviamente, come lo è stato anche per mia madre. La cosa però che fa rabbia è il fatto che si perda tempo anche, perché sono malattie appunto che degenerano e mortali. A parte le medicine, anche le carte bollate. Devono dare a loro il diritto di vivere degnamente. A loro e anche a noi familiari. Agostino Pantano per la CNews 24. Una sera mi hanno anche aggredito, mi ho dovuto un po' calmare, è stato proprio... Ha avuto paura? No, perché sono 15 anni, 16 anni, assolutamente no, però sono abbastanza pericolosi, ecco, se c'era qualcuno più debole sono veramente pericolosi. Si sta diffondendo anche a Lamezia Terme il fenomeno delle baby gang, arrivano nel tardo pomeriggio in gruppi di una decina di persone, veri e propri branchi, sono adolescenti, probabilmente frequentano i primi anni delle scuole superiori, si siedono per consumare qualcosa, ma poi le chiacchiere e gli scherzi tra amici degenerano. Ne sa qualcosa Antonio Saladino, titolare di una nota caffetteria nel cuore dell'ex comune di Sant'Eufemia e coinvolto ed uscito indenne da una delle più tormentate vicende giudiziarie calabresi. Nel locale di Saladino le baby gang sono di casa e hanno procurato diversi danni e addirittura spaccato i piedi di un tavolino di acciaio. Un fenomeno diffuso, io ho sentito altri imprenditori che hanno avuto problemi simili. Praticamente ci hanno spaccato quel tavolo che le ho fatto vedere e poi fanno un po' di casino. La prima tentazione è stata quella di denunciare tutto ai carabinieri, poi il ripensamento. Adesso ho capito che la cosa importante è quello di riuscire a parlare con le persone. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Legge elettorale Rosatellum 2, che cos'è e come funziona? Una legge che mette insieme una quota proporzionale che è pari a 2/3 e una quota maggioritaria che è pari ad 1/3. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la quota proporzionale i partiti o le coalizioni di partiti ottengono un numero di seggi che è appunto proporzionale al numero di voti, alla cifra elettorale che viene realizzata. Questa cifra elettorale peraltro alla Camera viene calcolata su base nazionale, mentre al Senato viene calcolata su base regionale. Sistema uninominale, sistema proporzionale, chi verrà eletto? Quanto concerne la quota maggioritaria, che è 1/3, sia dei deputati sia dei senatori, si tratta di un sistema uninominale secco, vuol dire a turno unico, vuol dire che si scontrano all'interno di un collegio vari candidati delle varie liste o varie coalizioni, i quali risulteranno vincitori se prenderanno un solo voto in più dell'altro. Quindi il turno unico in questo senso premia ciò che il territorio ha inteso eleggere, seppur con maggioranze relative. Come dicevo, basta un solo voto in più dell'altro per diventare senatori o deputati. La caratteristica di questa legge è che però ha messo insieme, ha cercato di collegare, ha saldato quasi inestricabilmente il voto nell'uninominale, cioè nel maggioritario, e il voto nel plurinominale, cioè nel proporzionale,
escludendo il voto disgiunto, cioè significa che chi vota per l'uninominale automaticamente vota anche per le liste che gli sono collegate. E viceversa, per chi vota nel plurinominale, cioè nel proporzionale, vota automaticamente anche per il candidato che è iscritto nell'uninominale. In oltre 20 metri quadrati ci sono letti, cucina, bagno ed un impianto di illuminazione elettrica. Il tutto 2 metri al di sotto del livello del terreno e mimetizzato da una superficie uniforme. È un bunker di rilievo, quello scoperto dalla squadra mobile di Reggio Calabria nelle campagne di Contrada Bosco a Rosarno. I poliziotti, impegnati nella ricerca di latitanti, hanno notato una botola di cemento che si apre a scomparsa, scorrendo su appositi binari a circa mezzo metro sottoterra. Attraverso un pozzo verticale, gli agenti sono entrati in un cunicolo corridoio lungo circa 9 metri che porta alla stanza bunker. Dalle immagini si nota come il luogo fosse abbandonato da un pezzo, ma deve aver nascosto un latitante di peso, considerato che tutta la zona è sorvegliata da alcune microtelecamere esterne nascoste nelle vicinanze. Il bunker è stato posto sotto sequestro e passato al setaccio dagli uomini della scientifica alla ricerca di tracce utili alle indagini. E non è il primo covo di un certo rilievo ritrovato in provincia di Reggio. In passato, quello dove si nascondeva Ciccio Pesce Testuni aveva vini pregiati, champagne, salumi e formaggi. Quello di Marcello Pesce, invece, libri di Proust e Sartre. Ma non c'è solo sfarzo. Basti pensare al mini nascondiglio di Antonio Pelle la mamma o ai cunicoli sotterranei di Platì che collegavano i bunker alle abitazioni. Un vero e proprio mestiere, come disse il boss Giuseppe Pelle a Giovanni Ficara. Consolato Minniti per la CNews 24. Il Teatro di Gallico 20 anni dopo. Sono stati consegnati i lavori per il completamento della struttura che sorge nella periferia nord di Reggio Calabria, un'opera avviata nell'epoca in cui ad amministrare la città vi era Italo Falcomatà. Oggi il primo cittadino è il figlio Giuseppe, che ha tenuto a sottolineare come si chiuda un cerchio quasi a coronamento di quella prima pietra posta dall'indimenticato sindaco della primavera di Reggio. Questo è un altro degli elementi che concretizza la nostra filosofia e il nostro modo di amministrare la città. La politica da sola non ce la città si fa con i cittadini e quindi si fa dal basso, ascoltando le istanze del territorio, nutrendosi di quelli che sono i suggerimenti che provengono dal basso. Uno spunto interessante è quello di Falcomatà, tanto da spingerci ad andare sulla via principale, il Corso Garibaldi, a domandare ai cittadini quanto e come sia cambiata Reggio da allora a oggi. Si trova in uno stato di degrado eccezionale. Ci sono molte cose da mettere a posto, come la viabilità, e che non funzionano completamente. Male. Ma rispetto a 20 anni fa, che differenze ci sono? C'ho male ancora? Beh, si vive discretamente. Bene da un certo punto di vista e meno bene da altri. È sempre lo stesso discorso. Diciamo bene. Sto guardando la realtà di oggi e non sono tanto soddisfatto. E non sono paragonabili. La Reggio che ho conosciuto io era tutto sommato una Reggio ordinata, civile. Mi era sembrata sempre una bella cittadina. E stava meglio allora, sicuramente. Meglio non parlare. Giuseppe Falcomatà, dunque, con tutte le differenze di epoca e contesti, è l'erede di Italo anche nel cuore dei reggini? No, io penso che quando ci stava Falcomatà padre funzionava meglio la città. È capitato in un periodo molto critico dove gli hanno lasciato un sacco di debiti i suoi predecessori. È un paragone molto difficile da fare perché hanno operato in condizioni storiche, economiche e di contingenza completamente diverse. Il padre andava sempre in giro a vedere quello che si fa, quello che non si fa, invece lui io non l'ho visto mai in giro. Ci sono delle grandi differenze. Il professore Falcomatà, il padre, Italo, era un personaggio che visitava la città tutti i giorni, visitava il pubblico tutti i giorni, discuteva col pubblico delle necessità del pubblico. Il figlio è un pochino tranquillo. Consolato Minniti per la CNews 24. Quale sarà il futuro dello stadio Ezio Scita di Crotone?
A luglio scade l'autorizzazione per l'utilizzo di suolo pubblico sull'area che ospita l'impianto sportivo comunale, dove sono state installate negli ultimi 2 anni nuovi settori della tribuna e della curva sud e dove sono presenti nel sottosuolo reperti archeologici. Abbiamo già dato mandato agli uffici per relazionare sullo stato dei luoghi e chiedere una proroga, perché non siamo nelle condizioni di rimuovere le strutture né tantomeno di costruire un nuovo stadio entro in 7 mesi. L'amministrazione comunale è consapevole dei beni archeologici e della zona a vincolo e quindi abbiamo già identificato una zona per la costruzione del nuovo stadio che sarà indicata nel nuovo PSC. Una soluzione la chiedono anche i tifosi del Crotone Calcio. Bisogna trovare una soluzione adeguata e magari anche al contempo stesso risolvere questo problema archeologico che sta ritornando a galla. Bisogna darsi una mano l'uno con l'altro e cercare di risolvere questo problema il più presto possibile. Come la curva adesso che non canta nessuno, è meglio così, cantiamo sempre le solite persone, visto che di sopra non canta mai nessuno. È una perdita per la società che incasserà di meno, però per il gruppo, che i soliti persone che andiamo noi, è sempre quello. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. È un'attesa che dura da mesi, quella della famiglia di Beatrice, la ragazza di Selia Marina affetta da encefalopatia epilettica farmaco resistente. A settembre scorso mamma Maria dalla nostra emittente lanciava il suo appello per chiedere l'assistenza domiciliare per Beatrice, costretta a vivere su un lettino, avvolta dall'affetto dei suoi cari. Solo chi ce l'ha dentro veramente capisce la sofferenza. E curare questi bambini, che per me sono angeli, non è facile. Era stato poi il direttore generale dell'ASP di Catanzaro a rassicurare la famiglia sui tempi di attesa per ottenere i benefici economici per le persone affette da disabilità gravissime. Ma da ottobre ad oggi poco è cambiato per colpa di una burocrazia che potrebbe compromettere il diritto alla salute. E i genitori di Beatrice, che non hanno ancora ricevuto quanto gli spetta, ovvero 300 euro al mese per un anno, sono tornati all'ASP di Catanzaro, dove a rassicurarli ulteriormente è stato il responsabile del PUA, punto unico di accesso, Luciano Manfredi. Abbiamo avuto migliaia di Abbiamo avuto quasi 1000 richieste. A breve praticamente ci dovrebbe essere l'erogazione del contributo. Questo è un bando regionale sulla disabilità gravissima. Stamattina, peraltro siamo qui di sabato proprio per cercare di accelerare i tempi, stiamo praticamente convocando gli aventi diritto e stiamo ovviamente chiedendo i dati che ci servono poi per erogare il contributo. Essendo una pubblica amministrazione abbiamo l'obbligo della tracciabilità. Signora Maria, pare insomma che i benefici dovrebbero arrivare a breve, più tranquilla. Speriamo. Ci hanno rassicurato che tra 15-20 giorni dovrebbero partire insomma, questi soldi che verranno erogati per questi disabili gravi. Da ottobre, siamo arrivati già a febbraio ancora. Mi auguro che, come dice il dottor Manfredi, che si sbriga tutto, non solo per mia figlia, per tutti. Dunque si riaccende la speranza per i genitori di Beatrice proprio nel giorno del suo 19° compleanno. Colgo l'occasione per dare gli auguri a mia figlia. Rossella Galati per l'AC News 24. Sono alti, maestosi e spiccano verso il cielo. Sono i giganti delle serre, parte integrante del ricco patrimonio naturalistico del Vibonese. È importante individuare, quindi censire, catalogare e proteggere questi alberi, perché all'interno dell'ambiente, quindi del comprensorio dove queste piante si trovano, svolgono diverse funzioni, dalla funzione biologica, sia perché comunque queste piante contengono informazioni che riguardano la genetica molto importanti. Cosa indicano questi numeri? Queste piante sono state censite e catalogate e quindi su ogni pianta è stato inserito questo numero che appunto ne indica il numero progressivo. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha stilato un elenco sugli alberi monumentali di tutta Italia. Nel comprensorio serrese sono 4, distribuiti tra Fabrizia, Mongiana e Serra San Bruno. Questo è uno di loro. Sì, questa è una pianta di tasso, il nome scientifico è Taxus baccata. È testimone di foreste che ormai non esistono più, è una pianta unica nel suo genere e senza dubbio è una pianta che va inserita all'interno di questo elenco. Che cos'è
alla fine un albero monumentale. Non è altro che una pianta che ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, considerando il contesto in cui esso si ritrova, e senz'altro merita il rispetto, quindi la salvaguardia da parte dell'uomo. Il bosco merita quelli che sono gli interventi salvicolturali nel corso del suo ciclo di vita, quindi merita, diciamo, degli interventi, merita di essere coltivato e quindi fare appunto una buona selvicoltura per ottenere quella che è la massima resa sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista di crescita del bosco stesso. Fin dall'antichità i cittadini saresi, la popolazione, si serviva di questi boschi e li avessi una parte integrante della propria economia. Fin da tempi antichi, in cui ad esempio nei boschi si andava semplicemente a ricavare quella legna che era necessaria per il riscaldamento delle case, poi successivamente è diventata una fonte di reddito e una parte indispensabile della propria economia. Giusy D'Angelo per l'AC News 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LaC News 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20.30. LaC News 24, la Calabria che fa notizia.